Bentornati sul mio canale. Vi siete mai chiesti come impostare una macchina fotografica per un evento? Tipo un matrimonio, un battesimo, ma anche per altre occasioni. Io vi svelo come imposto i miei due corpi macchina quando devo fare un evento. La mia 5D Mark III e la 6D che adesso sto registrando, nella quale monto due obiettivi fissi super luminosi, in genere un 35 mm e un 85 mm. Io ovviamente mi porto dietro anche altre ottiche, però questo qui è un video a parte. Non utilizzo i flash, o perlomeno cerco di utilizzare il flash solo dove è strettamente necessario, dove non si può fare a meno. Per me è importante avere una full frame per poter impostare l'ISO abbastanza alti, ovvero poter impostare l'ISO in maniera automatica da 100 a 6400 ISO. Ora per molti può sembrare tanto. Allora vediamo come impostare la macchina fotografica senza flash e le impostazioni quando metto il flash, perché cambia totalmente. Seguitemi e vediamo come si fa. Spero che l'audio sia decente. Io scatto in RAW, questo perché e voglio poter avere sempre la possibilità di aggiustare i scatti. Secondo me chi scatta in JPEG è o è bravissimo o è un incosciente, è la mia opinione personale. Allora andiamo avanti. Allora, la sensibilità dell'ISO. Io imposto la macchina fotografica, le macchine fotografiche, con la sensibilità ISO automatica che va da 100 a 6400. Ora, per qualcuno di voi può sembrare tanto, ma garantisco che non lo è. Ovviamente a 6400 le foto hanno rumore, però con minimo di post produzione le fotografie sono pienamente accettabili. Questo perché, cioè, chi compra le fotografie di questo evento vuole vedere le emozioni nella fotografia, non vuole la foto liscia, leccata. Io allora vi garantisco che a 6400 le fotografie sono vendibili, sono ottime, vanno bene. Sempre nell'impostazione dell'ISO abbiamo la velocità dell'otturatore. Anche qui utilizzo la velocità automatica, però limitata fino a un 250esimo di secondo. Qui credo che abbiamo tutto. Ah no, l'ultima cosa vi voglio mostrare. Io da tempo ho imparato, non lo trovo mai, quando serve non lo trovo mai. Ecco. Controlli personalizzati. Qui si possono personalizzare i pulsanti a piacimento, come uno si trova meglio. Io da tempo, da sempre, ho imparato a disattivare il pulsante, la messa a fuoco dal pulsante dello scatto. Non mette più a fuoco da qua, ma metto a fuoco dal pulsante qua dietro. Questo permette di poter, una volta messa a fuoco, di poter scattare senza dover rimettere a fuoco. È una comodità fantastica. Allora, queste sono le impostazioni senza flash. Allora, intanto mettiamo sulla priorità diaframma. Priorità diaframma, AV. ISO, come detto, automatico. AF, servo. E posso aggiustare il diaframma come mi pare. In genere, standard, lo metto a 2. In base anche a come la luce in quell'evento. Questa è l'impostazione che io utilizzo senza flash. Allora, aggiungendo adesso un flash che non ho portato di mano, cosa cambia? Metto la modalità in manuale, il diaframma lo tengo a 5,6, l'ISO stavolta a 800 per non affaticare troppo le batterie del flash, e l'autofocus lo rimetto su one shot. Così facendo, io l'unica cosa che vado ad alterare in base alle condizioni di luce è il tempo, è la velocità dell'otturatore. A tutto il resto ci pensa le TTL del flash a compensare facendo più o meno luce. È un metodo veramente geniale, sia l'uno che l'altro. Sono veramente delle impostazioni che consiglio. Io queste impostazioni non le userei se avessi una PSC, anche se le ultime macchine fotografiche hanno dei sensori molto moderni e molto performanti. Consiglio comunque di utilizzare delle full frame, perché i sensori sono meno sensibili al rumore, fanno meno rumore. Ecco qua, questo è tutto. Se vi è piaciuto questo video e vi è sembrato utile, lasciatemi un pollice in su. Se non vi è piaciuto, non fate niente. Se voi conoscete altre modalità, scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi al canale e seguitemi sui miei social, i link sono nella descrizione del video. Io spero a presto e ciao!